Vertenze PIP in attesa del pronunciamento della Cassazione sui rimborsi che il Comune rischia di dover pagare agli espropriati, circa 12 milioni di euro, l'attività amministrativa a Farra di Soligo è di fatto paralizzata, cantieri di adeguamento delle scuole fermi in attesa che i giudici prendano una decisione. Non possiamo programmare niente per il futuro, aspettiamo di partire con i lavori delle scuole elementari di Corso San Martino. Abbiamo sospeso, se ricordate, i primi di giugno i lavori ormai in partenza del completamento di lavori della scuola media di Corso San Martino. Si vive alla giornata e, come sempre, e non mi stancherò mai di ripeterlo, le classi deboli del nostro comune ne portano fuori, ne subiscono le conseguenze. E col San Martino non è l'unica frazione bisognosa di interventi. Anche la scuola di Soligo ha bisogno di una parte da sistemare, una parte da fare l'antisismica, come la scuola elementare di Farra, però non riusciamo a mettere in cantiere niente perché non sappiamo qual è il nostro futuro. Anche se si ribarrà sui lottizzanti, di fatto il Comune, se la Cassazione lo stabilirà, dovrebbe tirar fuori quella cifra spropositata. Primo Comune in Italia pignorato, io ero convintissimo che il giudice ci mettesse una croce sopra, quindi che in 5 minuti risolvesse la cosa. Evidentemente così non è, e la Cassazione, spero di cuore che si studi bene la faccenda, perché io ho visto degli errori veramente gravi su quelli che sono stati i valori che sono stati dati alle aree del PIP, e io mi auguro che qualcuno si prenda la briga di aprire un fascicolo a riguardo e da indagare perché sono stati commessi questi errori.